Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nona marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, organizzata da Società Libera come tutti gli anni. In mia compagnia Benedetto Della Vedova, che non ha bisogno di presentazione in quanto milita da sempre per le libertà da anni, io direi, e lo seguiamo, e quindi al cui chiediamo perché è importante essere qui oggi per la libertà non soltanto del Tibet ma anche dell'Italia probabilmente. Ma io credo che oggi dobbiamo, tra le altre cose naturalmente, segnalare che c'è un punto cruciale, basilare per la difesa dei diritti umani nel mondo, ma in Italia, ma ovunque, che è la difesa delle conquiste che sono state fatte in termini di diritto sovranazionale, dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo alle Nazioni Unite, alle varie istanze delle Nazioni Unite. Il peggior pericolo oggi per la rivendicazione dei diritti umani di ieri, di oggi e di domani è che queste istanze vengano minate. Abbiamo costruito faticosamente delle istanze a cui, non sempre con efficacia come sappiamo, usiamo un eufemismo, ma a cui chi vede conculcati i propri diritti individuali, collettivi, i propri diritti umani, politici e civili, delle istanze a cui chi li vede questi diritti conculcati possa rivolgersi, c'è un vento forte che spira in direzione contraria. Noi dobbiamo ribadire che il meglio per i nostri diritti e per i diritti degli altri è mantenere ferma la barra sulla costruzione faticosa di istanze di diritto e di rispetto dei diritti umani sovranazionali, con tutti i difetti che hanno, ma anche le corti nazionali li hanno. Questo è un punto centrale. Da Trump ai movimenti nazionalisti in Europa, a tutte le altre potenze che non hanno mai voluto considerare le istanze di diritto sovranazionale, c'è un vento che spira in direzione contraria. Noi dobbiamo riaffermare le buone ragioni che hanno portato a definire istanze di diritto sovranazionale. Quanto conta parlare oggi di libertà e quindi di Costituzione per molti che invece la vorrebbero magari riformare, e soprattutto la non garanzia che un diritto rimanga tale, ma anzi sia volubile e si possa addirittura cancellare? Ma guardi, io personalmente sono anche a favore della riforma costituzionale che ho votato. Il punto non sono le costituzioni immodificabili, naturalmente, con i criteri e le modalità previste magari all'interno delle stesse costituzioni per la loro modifica. Il punto è di riconoscere che la potenza in termini di difesa della libertà e dei diritti delle democrazie non coincide con l'espressione di voto, non coincide con le maggioranze e le opposizioni, con il consenso del momento, ma coincide certo con la sovranità popolare espressa nelle elezioni, ma coincide con i principi costituzionali sanciti, i principi del diritto internazionale, come dicevo prima, che stanno prima e dopo anche le elezioni a maggioranza, che sono un pezzo della democrazia ma non sono la democrazia come molti vorrebbero farci credere oggi, interpretando un consenso anche dove sincero come licenza di fare qualsiasi cosa. Perfetto, ringraziamo Benedetto Della Vedova per il contributo che ci ha dato, gli auguriamo buona marcia per la libertà. Grazie a voi.